Adesso nella lettera che ho mandato a tutti, come faccio ogni anno, normalmente faccio delle considerazioni di ordine religioso, pastorale, ma anche sociale. Alla fine di ogni lettera cerco di andare anche al concreto, perché se no rimaniamo solo con le parole. E nei consigli dati ai sacerdoti è stato anche quello di dire: sentite, la situazione è drammatica, soprattutto per reintegrare questi nostri fratelli e sorelle carcerati in un contesto sociale. Allora incominciamo a dare buon esempio. Come? Per esempio adottando un carcerato, la famiglia, quindi la moglie o il marito e i figli, per tutte quelle che sono le loro necessità.